È passato un secolo dalla morte di Giovanni Verga, lo scrittore e drammaturgo siciliano che fu anche senatore, scomparso proprio nel 1922. Le sue opere, il suo tratto verista, la sua contemporaneità e soprattutto la sua collocazione anche a livello europeo sono stati questi i temi affrontati durante la conferenza dal titolo L'eredità di Verga, 100 anni dalla scomparsa. Un evento voluto dall'Inner Will di Caltanissetta e dal Liceo Classico Linguistico e Coreutico Ruggero VII. La lettura che ci ha dato la professoressa Dora Marchese lo colloca in un confine non nazionale, ma europeo e anche extraeuropeo. Mi sono particolarmente commossa perché la professoressa Dora Marchese ha sottolineato il fatto che Verga alberga in ognuno di noi, perché ha, diciamo, durante il suo periodo ha raccontato, interpretato diciamo, il momento storico, ma chiaramente la lettura è contemporanea perché molti giovani, così come ha fatto lui, si trasferiscono al di fuori della regione e hanno appunto questo ricordo nostalgico della Sicilia. Mi si chiede perché leggere Verga oggi, perché Verga è un autore fondamentale, uno scrittore che ha attraversato quasi un secolo d'Italia, di storia dell'Italia, dalla spedizione dei Mille fino alla Grande Guerra, e lo ha fatto attraverso molti generi e molti temi e molte fasi, da quella tardoromantica passando per i capolavori veristi fino al romanzo socialista, dal tuo al mio.